Signore e signori, buonasera. Il gruppo teatrale San Martino vi dà il benvenuto. Siamo lieti di presentarvi due novità. La prima riguarda la sala che, come vedete, è in fase di rinnovamento. La seconda riguarda lo spettacolo che consiste in due atti unici. Il primo, Goma e Cavalcapè, e il secondo, la grammatica. Buon divertimento! Adesso che mi viene in mente, ieri la tua telefona in perché è voleva al nostro locale, corrente da casa, curtami lo città, la diteniva, o meglio non lo dice, e vuoi no che viene in casa, no? Ma sì, ho preso io la telefonata, ma dalla voce mi sembrava uno straniero. Speriamo che non sia un albanese o un curdo. Fiulì, canale Santa Cola, comunque, su mi ti spuse quelle me, quindi... Che sia il contarò, basta che sia normalmente calpata. Mi fu conto al tutto. Piuttosto, diciamo che non funziona un po' spada. Ma tu non toccare una peppa adesso, insomma. Parla con un man, basta no. Le chi? Le luta, se parla me, eh? Come se? Ah, perché? Prova col delinquente, ma ci l'alza te in la mano. Ma finché sì. Che è un... tu, sì? Ma sei rumoroso! Ecco! E sempre più io non bagnivo la placa, quindi... C'era il caffè, l'ho puntato in un quinto, e so più stai buono da trovare. E non c'era niente, omertà, le proprie vera che è. Vuoi mai cavare il caffè se di nuove sole? Ma io credevo che quel modo di dire si riferisse di più ai pantaloni che ai cappelli. Gli attardù, finisce di io cade, nel vostro. Sì. Tena, dammi tra. Io non sono contro di me. Allora, dimmi Ortensia, fra circa un'ora. Guarda, tena, guardami in faccia quando parla. Ma la sai che così no, guarda, ti faccia un simile corso, fai un'impressione. Allora, salvia, prenda a fare un momento, vai, vai. Se fa circa un'ora, tu riceva un giù, un braccio, a chiamare da scusare la nostra fiela, custa che. Ah, la pelle con la fiela. E dateci che un ottimo, anzi, ottimissimo partito, con annessi e connessi, sì, apre la e da chi si sta tranquillo, se vuoi già finire la mia tutta. Ho controllato allenamento tutto a posto. La fiela è bene e gli altri. Quindi, sta scritto, faccio fare di più e rispondo che ti ho mostrato. Ti capì? Oh, sì, però, sì, ma... papino, è proprio finita la mamma. Senti, direi che sì. Ma... sta fare che parte lì al porco di Mortington. Ma chi sono? Perché mi dici?
Adesso. Ma già, che c'era, perché ti bannò dopo il matrimonio? Ma io almeno risparmivo anche il sardinato da spugno, sì, no? No, Pedro. Ma la sì, che io la faccio solo che sta nel cialentero! Ma la sì! Ma la sì! Ma mi sono, ma mi la so che giusta niente in tratta così, ma adesso uno passa ogni decenza, va bene? Pensavo l'avrebbe presa peggio. Casa! Da che pulpi la viene la predica, lì, al parla decenza, lì, che se impasta in un saltatore non parla decenza, lì, la salsignosi che t'hanno ne fai fino a poco in fa. Ma non ho parlato davanti a Dio, E diciamo, guardami in faccia. La sento così. E diciamo, che non ho più in casa. E adesso frapara, ma quando arrivo con Dio, a mio favorato in cura chiesa, fagli come io. Frapara e ricordati che tu mostrare lì. Chiela, vena. Se mi mica fa, impara. Porti a me il lago. Se mi spica un tratto. E per... Questa tua madre sgumenta che vuoi sempre al caffè, ma per forza, almeno la tua considera quasi un uomo, come un uomo, non un calme che incassa. Comunque la tua maestà è troppo piccina per capirti lo stesso. Senta, visto che ormai mi ha messo davanti al fatto compiuto, vado a pudore con te, che voi il torto la sfugamo un po', troverò il percepì senza che sia tua madre. però, sì, trattami un sì, un uomo mi tratta, me un cazzo. Io, Pietro Zappini, famoso coltivatore di cavoli, il vincitore della testa di cavolo dell'anno, trattai in sé. Caliva no, ma avete perso il capente. Anche tu, che pene no fra il caffè? Lei perché è la pedra del caffè? Lui mi va su l'indirizzo, la bella sulassa, ti ampiai, da me cabarera adesso il caffè in piazza. E ma di che? Vedova, no, è vedova, le divulga. Si sente sola, la sta per là e aveva bisogno di conforto e mi monta. Con la mia esperienza di buon padre di famiglia, andava da sollievo, consolazione, sentito. Però, insomma, pure la mia mi sembra fugliata questa cosa, che è la brutta stria della mia donna. Avrò di questa cosa ti voglio che vado a dormire. Mi porti di calzone e questa è la tua riva, si sa che la pensiva. E ora mi nomi. La cosa da che manca se dice però. Non è il cappello, anche se era bello che ammicchiata me, ma è per quello che era dentro e la come tratta. E che magari se il paese non sbaglia, mi resta rossa. Perché vengo la saper Alba Belli stessa, se pensa che la tua madre, Alba Belli scorda. Povero babbo, la mamma lo tratta un po' male, però anche lui se le va a cercare. Capisco che vada al bar per rilassarsi, però lo sanno tutti che alla sua età fa ancora il galletto con le commesse e le cameriere dei negozi. E Don Giovanni, tutto suo figlio. A proposito, spero che arrivi presto chi deve arrivare, perché io ho un appuntamento con una nuova ragazza, proprio niente male, anzi molto bene. Ma chi è che deve arrivare che non mi ricordo più, il moroso o quello dell'appartamento? Ha fatto un casino prima, oh, si spiegheranno tra loro. Bambino, e te da solo in casa? E io avevo telefonato e avevo parlato con la tua mamma e ero venuto per parlare col padrone di casa, lo sai, non cai per... No, guardi, ero solo molto informato, adesso chiamo il mio babbo. Babbo, è arrivato! Arrivi! Lavoro, forse, non lo so. Però sarà meglio levare la coppola, così più bella figura. Ecco, più bella figura. E chissà che la dimenticò a caffè in piazza. E si vede che devo sentire.
cassetti qui dalla scrivania. Vediamo un po'. Già la mia approvazione deve avere un qualcosa di sé, quindi no, insomma, va bene. Qualche giusto è giusto, ha ragione. E lei deve sapere che attualmente io svolgo l'attività di disoccupo. La si va già. E sono alloggiato presso Parenti. Ed è per questo che io farò i conti di venire ad abitare nel monolocale qui a fianco. Oh! Sempre che lei non abbia di incontrare. Ma per il giro del monolocale, adesso, ma sì, diamine. Certamente, deve capire se dove siamo in tanti e siamo stretti, e la sera lei capirà se portiamo a casa qualche ragazza come si fa, se non c'è lo spazio per un po' di intimità, e invece se lei mi affitti il monolocale io potrei fare tutto quello che voglio senza che nessuno mi rompe le scatole, capito mia d'amore, e mi dica con me che lo dico. Ma sì, ma lei è un uomo di mondo, si vede, e lei capirà le esigenze di un macchio focoso come me, no? Ma non c'ho che io capito, ma dica, ma scarsuma d'amore, ma è la mia figlia, tua la morte, la considera no. È sua figlia? E perché lei vuole che io considero anche sua figlia? Ma sono amica! Ma capita! Ma io non la facevo, ma lo sa che mi piace, io non la facevo di così larghe vedute, lo sa. E va bene, non si arrabbia. E vorrei dire che qualche volta, ci porterò anche sua figlia nel mio buon lavoro. E se mi dici no, io la tengo nel letto. Ma che è lei? Come se la dita? Oh! Ma lei è un pleumaniaco, lui è un porco. Il cammino gli ho detto prima. Sì, no, noi per un sentito, proprio... Ma si sa, ma che roba voglia? Vabbè, signora, trattare meglio... La studiata in Domenicana Vigeva, l'allieva prediletta di suora immacolata, intemerata, incontaminata, eccetera, eccetera, eccetera. Per piacere, ma la mentura sono fuori da casa mia. Io non la capisco. Allora, si calmi un attimo, che io non la capisco proprio. Prima mi dice di fare sto favore, e dopo che io accetto di fare sto favore, di considerare sua figlia, lei si mette a urlare e mi caccia via. E voglio capire questi continentali. Ma lo sa che da quando sono in continente, a voi non vi capisco proprio. Ma scusa, se lei in continente, la casa è il pannolone, è fuori di qua. E poi, guardi che io, per sua norma e regola, non sono un pelandone. Sto cercando soltanto il lavoro adatto alla mia personalità. Lo sa. Fuori, basta. Via, voi non capite una parola. E non urli con me, non alzi la voce, E va bene, adesso me ne vado. Ma si rimpiangerà di avermi trattato così. Oh, se si rimpiangerà di avermi trattato così. Vedrà. E cosa ho fatto? E mi picchia. No, vuole te magari. Vedrà. E vai via. E vedrà. E oh, sentirò ancora parlare di me. Vedrà. No, ma tu assumo, e vedi qui di Robin, mi dispiace per la mestiera, ma sì che strani tu mi scinti del genere la mestiera. No, non parliamo, mi dispiace, lo fai per il sopra. Ma un toro, un attimo, la sarò, se ce n'è un lavoro, almeno qui, porto un orba a Roma, almeno qui, ma è una vergogna, ma che ne andiamo due a Roma al finito? Oh! Ma si sta che la butta, cassetta per in clastrata. Sei un statico oggi. Papà, perché sei arrabbiato e parli da solo? Ma me lo dici da solo, perché stai qui il tuo volo? Ah sì, adesso, due. Ma dove è andato? Sicuro. E che impressione ti ha fatto? Sicuramente buona, ma è così timido lui, papà. Impressione, ci sei, ma fai impressione, ma nel vero senso della parola. Qual è? Ma proprio fai impressione. E per timido con lì è timido, sta in piedi galetti. Ma si che tutta? Dita che con lì è un malamento. Un flandrone, un ladrone, un barbone, e vino caccia via. Cosa? Cosa hai fatto? Ma
che non si educa, si mura, elegante. Elegante! Elegante! Abbiamo di un'idea di... Avete di ricordare per futuro, però, di un'idea dell'eleganza. Ma era un giorno un barbone! È un spiusino che sta nel potere una roba roba! Non è vero, questo! Un spiusino, senti me! No, perché ha sempre tu la muta! E poi perché hai detto che senza un lavoro? Avrà detto che non ha avuto bisogno di cercarlo, perché suo padre è un'azienda avviata, ma ricordati che Alfonso è già direttore generale. Ma che è il direttore generale? Quello è un plandrone, va più in giro. E la dimostrazione che va più in giro, lei è un mio, ma non dice che scambiva Alfonso, ma di un altro nome. E poi perché è troppo in carota. Ma, Peter, ma dita, sei tu? Ma se la si muta, e so che mi sei passati di me. Sta piangendo anche tu. Mi impingirmi in sera. Insomma, che tigre sta in giro. Chi la? Beh, Madera, quando mi sistemato la fai la bestia. Hai ragione, mamma. Sì, vogliamo cercare il posto. Cercano il braccio. Chi la? Cercano il braccio. Andiamo. Cercano la muraglia. Aspetta un momento. Andiamo. Tira andata là e guardami in faccia quando parla. Diciamo più che la valì! Aspetta un momento! Allora, visto che il Goethe è un po' mio, sappia, batto regola, che a circa 5 minuti, magari una mezz'ora, arriva un'altra persona al nostro monolocale, al me, per comportarmi come dota. Quindi, si monta da sì e cerca la parola per spazzire. Che gioco lo stesso, capì? Forse, tira la messa in Duma. Andiamo, forza! Andiamo. Sì, tira la Duma! Duma! Ma per la vita lì tu dovrai andare, non trovo ancora il salto a putare l'acqua che si dimora, ma mi una qualsina. Quella smorfiosa mi ha fatto il bidone, ma ora vado a prendere qualche soldino dal mio forcellino e poi vado al bar. Così magari offrendo un gelato alla figlia del padrone riesco a rimorchiarla, così poi potrò mangiarmi un sacco gratis. E mi rifarò delle spese con gli interessi. Permesso? C'è nessuno? Scusate, di casa, disturbo? Sì! Come? Non ho capito bene. Buongiorno! Guardi che noi non abbiamo del tempo da perdere con i testimoni di Genova, quindi aria! No, guarda bambino, per essercene prego sicuramente. Io ero atteso, devo conferire col tuo papà. Non so se la tua mamma mi ha spiegato. Ah sì, ma non so, perché devo uscire per fare una commissione. Le chiamo il mio babbo. Babbo, c'è un altro che ti vuole parlare! Io che ti pezzo tremendo il mio futuro cognato? Speriamo almeno che il padre sia più tranquillo, se no non c'è bene. Ma la doi? Cosa fa un quell'arma? Ma che arma? Sì, quella. Ma no, se riesci a persi, che arma? Scusa? No, non ci conosciamo ancora, è proprio per questo che sono qui. Non so se sua moglie gli ha spiegato. Ah, sì. Adesso la dì, sì. Se impegna dell'acqua, va del locale. Locale? Ma è locale, scusi, non ho preso. Sì, è la casa con una città, no? Ma sì, se proprio vuole. Tanto per rompere il ghiaccio, anche se io posso parlare con lei qui. Forse, l'abbiamo fatto con la mia donna. Sì, cioè, no, non volevo dire. Ciò che mi interessa maggiormente è quello che lei pensa circa la mia richiesta, che peraltro già rivolto a sua moglie, e devo anticiparle che lei ha dato parere favorevole. Ora tocca lei esprimersi, sappia comunque che le mie intenzioni sono chiarissime. Voglio un'ottima professione in un'azienda di affissima, e so che non mi mancano i soldi. Sì, vabbè, ma ne ho da già che fai al suo curriculum e tutta la sua vita per una roba del genere. Basta che paga tutti i mesi e... Come? Devo darle dei soldi ogni mese? Vabbè, però tutti i mesi, come ogni trimestre, che si brutta, ogni 6 mesi, basta ma senza soldi. Ma non è questione di mesi, è che non capisco perché devo pagare. Ah no? Sì, ma guarda, allora la notte è più prefilata. Poi, no, qui in quella
figura giusta, ma Gisa, va a suo. Ma io non ho nessuna intenzione di dare dei soldi per avere il suo consenso. Anche se ho detto che i soldi non mi mancano, non ho nessuna intenzione di dare a lei per questo. Okay. Comunque stia tranquillo che per tua figlia non baderò a spese quando la porterò a casa mia. E tu portala a mettere la cassuola. Certo! Poi perché la prende così? Io detto che sua moglie era favorevole. Devo nascere. Il latino si trova la frigionella di ogni scopo. Manca la fiera, lascia un par che sei di Roma. Ma dica, ma scassumma, ma se tu no. La mia nonna era più difficile che aveva, ma lui studerò che se le stie, ben vestite, elegante, di sa, ma studerò offendere la mia dignità con questa proposta di decenza. Io alla tua proposta dico non ci sta. Per piacere, in secchio sopale, fai il ciapo alla sua porta sottrata e fuori dalla mia casa, gigolò! Gigolò a me! A me gigolò non l'ha mai detto nessuno! Io che sono stato in collegio dai salesiani! Non me ne potesse fregare meno! Casomai sono io che devo offendermi! Prima mi chiede i soldi per dirgli sì, poi si offende e mi caccia perché voglio portare sua figlia a casa mia. Guardi, io non la capisco proprio, ma ci pensi bene, vedrà che poi troverà contento. Ma sì, se lui mi fa fare il suo bene, il suo furcal con la merviella e mi inibisce anche di tenere, ma dove insomma? Fuori, 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 via, via, via. Va bene, me ne vado visto che non riesco a far ragionare. Stia tranquilla, non mi raccendo, la costringerò a cambiare idea. Arrivederci. Beh, che negozio, almeno sì, ma mi sono, ma mi capisco qui, non ti senti, ma... ecco perché al muriva al buono locale, quando fa più se presto tirare la mezzina a casa, ma oh che vergogna, prima non vedo niente, ma che è un pochetto, ma chi è la roba, vergognoso! Ma possibile quando sei in bella partita mi sono usato, è diabete. Infatti ha ragione la mamma, invece di urlare per niente, pensa che noi non abbiamo trovato il polso. A casa tua ci hanno detto che era già andato via e chissà dove sarà ora e in che stato di prostrazione. Calma, Fiona. Mi interessa no, io mi interessa i nostri interessi e la tua onestà. Da Fiona? Sì. Perché? Perché? Perché che stai qui? Perché tu vuoi affittare l'appartamento. Oh, bel cielo, grandi, sti belli. Sì, sì, sì. Che prima al burivano pagare il sì. E poi mi esibiti da lei per portare la sera a casa tua fai è possibile non avessi sì allora che doveva fare? Sì che doveva fare? Lo caccia fuori ad incai pure se che non mi si manadò certo che se così come hai detto anche se sei stato brusco hai fatto bene bravo papà oh thank you finalmente oh signora vuoi fare una domanda? Fa curiosità, Sì, c'è il vostro onore. Con chi? Al parliglio mio è inutile. Ecco, sì, sì, era pure prima che non sarò. La polizia è aperta! Un menopausa, chi? Marito da trocambulo. Pesar, chiude una paga, Senti, ma c'è una curiosità, Che tu fa? Cuschi! Sono per casa, Non avevi visti ben di volte! Cuschi sì, cuschi sì, le chiede, Ma se ti ha seguito fammi ti metto a mettere in mezzo! Ma se ne può per rimesso, si ti ha seguito fammi tu mettere! Ah, Gisa, se credi no cuschi a Gisa, o pensi che sia l'inizio? Sì, diciamo in faccia, ma si incredibile! Mi scusimi! Pietà! Pietà, le madrera! Se fosse... ho capito la combinazione cognoranti le madera chieda le madera ma dove andiamo? Le madera chieda ma io non ho capito niente Luca dove lo parla? Se sei buono, ti tirano le pietre.
Io avverto malvagio. E posso entrare? E posso entrare? E posso entrare? E posso entrare? E siamo dentro! Però io dovevo mandare via prima, o no? È vero, lei mi cacciò, ma se permette una cosa dimenticata. Sono tornato per il cappello. E non mi sembrava giusto. In un primo momento non volevo mica, perché ferito nell'onore mi ha, lo sa. No, veramente mi voglio sentire come comunque. Però non mi sembrava giusto perdere oltre alla faccia anche il cappello. Cosa vuoi? Tu chi nel mio cappello? Come fa a dire? Nel mio cappello, ripugnuta. Le modello unico. Perché l'ho smicchia il caffè in piazza. Ah, il caffè in piazza? Sì. In effetti io lo trovai al caffè in piazza. Ah! E volevo... Ma tu stavo in Israele. Non volevo, perché dopo il momento mi hai trattato non volevo proprio. No. Però, insomma, ma sto portico stai un po' brusche. Ah, adesso capisci che sono un ragazzo serio, eh? Finalmente lo capisce. Nonostante le apparenze, insomma, magari ma sbaglia, magari lui è proprio un essere, ma butta in giro il sapere, perché in fondo, sotto, sono due, ma c'è del buono. Magari per dire che sembra in giro il sapere, considera la sua richiesta, se lui è un essere, sempre un modo da comportarsi bene, magari da darsi una lavata di tanti. Lui potrebbe anche considerare la sua richiesta, sembra in giro il sapere. Va bene, vuol dire che il cappello sarà tuo. Io non sono locale. Ma si capisce, ma sei contenta per adesso vuole usare la mercia e la tua discrezione. Ma come, non ho capito, lei vuole che io mi fidanzi con sua figlia. Oh, finalmente avevi curato mia mamma. No, dico, vuole veramente che io mi fidanzi con sua figlia. Ma Sirco, fai che dire, è tu? No, non sono, sono stato, lei non ti va a cagare. Non ho capito, dov'è che mi ha mandato? Ma chi è Renta? Che un po' d'aria. No, ma dico, ma a me sembra un po' esagerato, solo perché lui riporta il cappello. Ma no, non ma per il cappello. Oh, finalmente. Perché magari lui è un flore, magari si impegna, uno la trova, magari lava. Ma guardi, allora, glielo dico ancora una volta. A me interessa soltanto il mondo locale. Senta, alla tua, eh! E ringrazio sto signore che non sembra da schifato a testa, eh! Sì, papà, per fortuna abbiamo risolto tutto, anche se è stato difficile convincerlo a tornare indietro. Era così arrabbiato! Mi sono sentito di chi c'è che si dia a parlare. Sì, ecco, la sorpresa per te. Andiamo a capire, eh. Sì! Si contenta? Ho deciso di dirti. Ma contente di che, papà? Non capisco io stavolta cosa ci vuoi dire. Ti vuoi presentare? Cosa lo fa la presa? Lupenza, se ti vuoi presentare, fammi non cambiare idea. Peda, non ti manchi seguita. Perseguita. Come hai fastidio, eh? Io mi chiamo Gabino Porto, sì. E sono venuto per sto benedetto monolocale che volete attivare, sì. E dico che adesso mi sembra che suo marito è d'accordo, io vorrei vedere sto monolocale, perché è la seconda volta che torno e non sono ancora riuscito a vedere. Guarda, vedi che io sto spendendo qui, eh? Ma vedi, fatti i calici!
là che deve essere magazzino, chi là che deve arrivare, io non capisco niente. Dici qui te la faccio dire, oh, no, sta roba, mi capita mai niente, dì. Ma di da c'è magazzino. E poi, perché fu lì? Si tirò da pinta del matrimonio, si vuole pagare un roba lì, e lui pensa al monolocale, al monolocale. Ma mi lo so, no, che giorno, no. Meno male che non potrei vedere il cartello, stava un po' vostro, tu, guardo, ma ti dico, se mi è tutto, mi sono là, perché... Un'ora per la prove, cosa vuoi? Ma se no, ma se lei va mi... Ma tu vuole? Ecco, se non dai il pastello, l'avrà tu alla tua giù, pari da me. Che giorno, una pastella. Ernesto? Sta qui. La bustina è un maricabile, no, la cama, chi c'è? Allora, chi c'è? Guardi, sono tornato solo per rispetto di sua moglie e soprattutto di sua figlia. Anche perché mi sono stato nel dimenticato di sua paese. Oh, che parlano di capelli! Che parlano di capelli, Ma scusi, non ho capito, le altre che sono io che dimenticato di sua paese. Anch'io ho dimenticato di sua paese. Sì, sono dai il caffè da per la figlia, perché lui si è finito. Con te il caffè in piazza? Tu non fai alcuni danni di niente, una bella sculata, però sei la presente, non fai piazza una camarera nero. Tu la bella, ti sposti i miei volti non interrotti da molti. Ecco. E se mi dice di restare una bella farnella, di schiaffi, sente tanto sola, la sta garlante, allora ha bisogno di conforto, all'alto della mia esperienza, così la insomma, di conforto. E ora mi dai l'idea e mi lo metti la tua presenza a me. Perché la mia donna, che era due di casa e gli occhi di Cervini, e già mi stavo in questa forza, mi la tua io si scriveva fraintenza, più male, allora la sa. Certo, immagino che lei voglia solo consolare la povera ragazza. Certo. Non pensa a altre cose sconvenienti. Lungi da lei, eh? Lungi. Vuol capire una poesia? Anche. Perfetto. Perché venivo di prima invece di parlare? Ma perché non è che non lasciava parlare nessuno? Ah,
era pure colpa mia. Sì. Ah sì, e ora no. Fatti sfida. No. Mi sfida? No. È così. E se la faccia del cappello della cameriera sua moglie, cosa fa lei? Cosa fa? Ah, sì. Beh, insomma. Ma insomma, mi persino adesso. Ah, ecco. Già però con coraggio. Certo che ce l'ho. Anche io non ce l'ho solo di usare questi notizia. Però forse lei che mi posso venire con la sua sospitaggine, eh? Ma no, fumano sì. Bel fiulone! Parliamone! Vabbè, parliamone anche del signore che ci stanno arrivando, no? Dipende. Ciao Alfonso! Sembra di sì, ma chiediamo direttamente a lui, no? Sì, Fedar, presto bene, questo è qui. Anche per l'appartamento, visto che mi ho deciso di dare con suo figlio. Bene, mi prego, non prego niente, non stavo a parlare, io la ringrazio tanto, io sapevo che sotto questo suo rude sforzo di uomo del nord si nasconde un cuore d'oro. E se permette, visto che tutto sembra finito, per il bene tu mi riprendi il mio cappello e me ne vado nel mio appartamento. E questo qui, guarda un po', è un biglietto di te, ha visto. A me lui, ha visto, e guarda un po', è un messaggio galante per me, l'indirizzo di una signora. No! Ma io la conosco, lo sapete. La porta. E l'altro ieri, il nome di lì, è Donna Rosa si chiama, la porta. E sotto sono ci sta scritto. È un messaggio galante per me. Cosa ci sta scritto? È questa commissione. Di vergogna! Io lo sapevo che il fascino sardo non poteva passare inosservato. Non tu sardo! E allora io penso che la giornata finirà nel migliore dei modi. E allora, lo sa, posso anche scegliere. O casa sua, o nel mio nuovo appartamento. Ha capito. E se permettete, io adesso la vado a trovare subito. Anzi, e lo sapete, vi dico che ho trovato anche il lavoro. Allora, bene. Io la ringrazio. Ma che Dio vi benedica tutti. Sì. E che ci si arriva. E Sant'Elia vi benedica. Ma via! Perché l'ha fatto una spiga per la Basta, Fedar! No! Fedar! No!
la mia amica donna Rosa. Abbiamo anche una figlia e te la faccio conoscere. Però, e mi raccomando, come dice tuo padre, e qua mai cava il cappello. E allora, andiamo subito, perché se non lo era morta e sepolta tra un po', faccia resistere se pro, e non si brava che la merita nobile si chiede. Non fai lo purtroppo per niente, le morta. Morta! Morta, cadavere, calma! Pare che l'abbia mangiato un collo che puteva malattia. Da Zorone non scavi abbastanza! La sa, come li stai? Stai a strida e ti va a sbuina la camicia, lui capito. Ho capito. Lazzarone, facciamo perdere, va, che è meglio. Oggi è il gran giorno e il tuo padrone sta agitati. E qualche male. Non sei niente? No, mi fa niente, mi sento semplicemente. No? Tra due ore sarà eletto il presidente del consorzio agricolo. Ecco che doveva sapere. Sì, ma lo so. Dica se il mio padrone non sarà eletto. Sicuramente, ho fatto il giro in tutte le osterie del paese, ho già bevuto 13 bicchierini a suo favore. Salute, al paranoia che tu, allora parli una vanna fredda. Io sopporto il vino meglio dell'altro. E poi comunque mi sento in dovere di fare pubblicità per il tuo padrone. Tronde ho la clientela della casa, io, con le vacche, i cavalli e i maiali, e io vi una volta al surgatto fino, ex procuratore della Repubblica.
cattivi, ci da un mese la farsi, al va troa, si perda te, si da quei fondisti, farsi un cavallo, farsi un cavallo. Oh, per quanto fa anche di meglio, mio caro, pensa che l'altro giorno è andato a Voghera e ha comprato dei palloncini colorati. Poi li ha regalati a tutti i bambini del paese. Ma sai che cuccagna per quei monelli? Una bocca, mio caro! Oh, sola, tu conto maestro. Insomma, benino, perché io ho parato il conto. Perché metto in giro la voce che i palloncini colorati attirano. Il vento, la pioggia, la grandine, le tempeste, i tifoni, gli uragani e persino le cavallette. E allora sai cosa hanno fatto i genitori di Marmocchi? Gli hanno fatto scoppiare tutti. Allora fatevi il discorso di urinare, che se il gatto chi non la fai un punto maestra, chi la fai un punto professore? Ah, le proprie diplomatiche, certo. Noi non vogliamo, no. Abbasso il gatto fino. Poi magari se dovesse vincere le elezioni, fate venire tu l'interinario. Noi il tuo veterinario non lo vogliamo. No, adesso ho capito perché. Nima volumano gatto fino, capito? A noi, mio caro, occorre un uomo sobrio. Un uomo sobrio e istruito. Come cavolino! Può venire che è un dotto lui, non è un dito. Ah, se l'è per fortuna mi avvio di suo veterinari, al ne padrone, stagioni non fossi dito. Con un libro in mano. Io sì. La testa ferma, fermissima. L'ora stritta me la scalza male. Canne senza capito niente da costellare. Malvicente, vedi che non hai capito non bel niente? Lui medita, lui approfondisce. Scava. Oh signor, scava anche senza la capire. No. Poi sì che arriva te, le tre scava. Le mie che andrò a scavare in cammino, colpa lì però. Lo sa che vengo anch'io, è mio dovere tutelare gli animali di casa dal giorno la clientela, sono un veterinario. Fregati! Riconosce meccanicamente che il participio seguito da infinito è variabile quando si può volgere l'infinito nel participio presente. Dunque, che bisogna volgere l'infinito nel participio presente. Oh, io ho capito più niente, in giro di quella pensi, perché io... Calzata, che la povera città muore, no? Calzata, un disco.
Io una vacca insinsana con tanta latte e la pudiva te la baia un battaglione bidet. E poi un bel carato, ho fatto un A. Quando clamon prima, a sgordiva con più un grosso in sé. Sì, i cosiddetti occhi bovini. Sì, gli occhi bovini, è vero. Che penso che assai ingufato con un collo di bottiglia malastra che mi sono anche solo andare a trovare quel giardino, sono ad ogni modo la comincia tutti. Rantia tutti, fino a fondo alle morte, lì, su Fuca, in tu lagazzo. E poi una vacca giù, non veniva mai 4 anni, quindi. Vacche, non lascia dire a me che ne conosco meglio quelle. Oh, è la tisa un po' tutti in quel paese. Le vacche mangiano tutto e entra il segno qui. A qualsiasi età, lui. Addirittura sapevo di una che mi ingoiava le spugne per lavare i rossini. Beh, quando è morta con 4 spugne, gonfie come un'otra nello spazio. Una signora. Cosa vuole? Cos'è mai, in fondo, la nostra povera umanità? Del domani non v'è certezza. Se tu fuggi tuttavia, canteremo giovinezza. Poverini, mi piace sempre scherzare. Sì. A proposito del domani, sono venuto qui per comunicarle, insomma, che tutto quanto disposto per la sua candidatura sta funzionando benissimo. A proposito, i manifesti che ho fatto a in quel paese. Oh, successo! Non si parlava d'altro ieri in piazza. In tutte le osterie del paese, Cavolini, non si faceva che il suo nome. Almeno. Come esempio di serietà e onestà. Bene. E a questo punto, Cavolini, io potrei scommettere sulle sue vittorie. Mi spera. Amma per mata, galenta. No, in sta cosa, con fila più fiera del gatto fino, che perché pega una fatta, che la tira ma di Giappò, Tranquillo, Cavolini, tranquillo. Guarda, lei sa benissimo che una volta eletto presidente del consorzio, potrà fare ancora molta strada. Chissà, si darà da. Chissà. Lei non è già consigliere comune? Sì. Allora un giorno potrebbe anche essere eletto sindaco. Ma no, che gioia sentirsi chiamare signor sindaco! Ma no, basta, ma si capisce, per me mi sono ambizioso. E poi, questo allora c'è la padrega che siamo occupati forse, ma non da Quinzana, Quinzana, si capisce, Quinda. Ormai, dice Sisa, la cadrega ha fai il culo al culo, E da più via. Entra, è appunto per questo, è con 15 anni che lì. La gente vuole cambiare, ma ha bisogno di cambiare. Ma poi Cavolini, non possiamo dirtelo. È una persona un po' goffa, con qualche vizio di troppo, poi non è nemmeno troppo colto. Ma sì, ho capito, però... Prima di tutto non fa niente. Va bene, le mie necessarie sapella lì, ma sicuramente non nuote. Io parlo spesso con questo e con quello. E quindi in fondo capisco i fermenti che agitano la nostra cittadinanza. Sì. Quindi tra non molto, Cavolini, io posso dirle con certezza che lei giungerà la pace tricolore. Sì. Sindaco! Sì. Sindaco! No, e poi no, a Giovia, come si è rimattita con l'obbligo, e poi quando la lascia, però, mi vedo lì con giusto, sì, ha anche a questo obbligo, sicuramente, non fatto, certo, e poi, come si mi permette, una volta eletto sindaco non si fermerà, no, più avanti, dai, un sindaco, da fare, esatto, consigliere provinciale, ma no, oppure ancora giù, consigliere regionale! Ma no, ma si capisce, non mi sono all'esterno da... E dopo il regionale. Dopo regionale che so... Onore! Mi da parlare in Parlamento, perché no? Ma lui sta l'altro caldino, no? E dopo onore. E dopo onore... Presidente della Repubblica! Sì, e poi Papa magari! Papa Cavolini! Sì, primo! Ma no, amico della musica, guarda, mi sono ambizioso, e questo non c'è l'altro. Le mie infatti per terra e pensare su un soffio, ecco, le mie infatti. Bisogna sempre partire dall'inizio.
stare sui piedi per te. E poi, ha ragione, prima di tutto bisogna essere eletto presidente del consiglio. Oh, comunque Cavolino ha veduto i suoi elettori, e sono tutti studiati di lei. Ma i discorsi, Cavolino, sono discorsi così, così precisi nelle intenzioni e nei propositi, Cavolini. E poi, la sua intelligenza. La sua intelligenza così sopraffina, che viene nascosta, ma che esibisce solamente il momento opportuno. Sì, sì. Faccio colpo su tutti! Sì. Abbiamo il vento in poppa, Cavolini! Sì, non è di fuoco, non è di fuoco. Comunque, Bossa, lei mi dice che va tutto bene, ecco, che fuma al vento in poppa, mi per dire. Sì, detto però la situazione di Pietro Zappini. Pietro Zappini? Pietro Zappini? Dice che la... secondo te la colpa! Ha già tutto e dice che siete orgoglioso, ma non fa. Ma no, ma non possibile, ma se ti rivolge che la sarebbe in giro al caffè o in piazza, facciamo di casare la bocciola, capito? Con la parete che non frega niente, però si rivolge al ferro e ciano. Allora Pietro, se tu vieni a casa, che importa? Ah, già, lei chiede come sta la moglie, la casa, ma lei si è mai interessato dei cavoli suoi? Ma no, sicuro, ma io sono una persona discreta. Mi è un po' i cavoli miei, e non farai so, ma che è non in quel senso. Vede, il signor Pietro ha piantato 10 terzi di cavoli, praticamente. Dice che mai una volta lei ha segnato un complimento. Mai una volta è passato di là davanti al campo e ha detto Dio Pietro, che fai cavoli! Mai una volta. E dice che come presidente del consorzio, e se mi permette anche ragione, ha pensato vostro dovere. Mi parola ad un uomo che mi tocca un più a Yolanda Mancini. Male, molto male. Perché sono pensato, mi piace un pochettino più furbo di lei. Proprio ieri passa davanti al campo, guarda i cavoli. Dio Pietro, che fai i cavoli? Sembrano vivi, sul punto di parlare. Agadisi! Che faccia stola! E sicuro la spesa è sola, l'avrà persa il bufino, esatto. Zio, e mi permette le consigliere di fare subito visita al nostro amico Pietro, ma subito! È vero, che ragione, a buon subito! Zanni! Attiva! Forza, marcia peneur, culbert! Sì! Ti permette le consigliere? Sì, Calvena! Che poco di mio che ha fatto impaccare un po' il tuo. Va bene? Ecco, mi dica me. Sì, beva. Sì. Ide. Avessa mai sul petto che mette la droga di sotto di sotto. Chi che dice? A pompe. A pompe. Benissimo, cavolino. A volte, a te mi piace un po' così. La prima sono molto interessante. Ma al padron al mattino il capello prende a cercare la smessa il cavolino. Sei lui, quello che importa in sacco era nota al dopo. C'è nessuno? C'è nessuno in questa casa? Si sia convinto pure, signore. Per favore, sto cercando il signor Cavolini. Gli annunci il professor De Petto, primo presidente dell'Accademia della Certosa. Ha fatto che uscire, ma penso che tornerà in cadetto. Quando è così aspetterò. Intanto mi liberi da questo impiccio. Il signore dunque si ferma qui. Probabilmente, sì. Ma frattanto da fare. Porto il mio carissimo amico Cavolini una notizia molto importante. Ah sì? E quale? Ciò non la riguarda affatto. Ma facevo così per dire. Ah, meno male. Le anticipate me la merda. Come sta? Come sta tua figlia? La signorina Bianca. Benissimo, grazie. E non ho potuto osservarla molto quando venne quest'estate la Certosa. Quella fare una gatta. Avevo ricevuto proprio allora un invio dei più preziosi. Una cassa di vasellame, di vecchi chiodi e di altre antichità gallo-romaniche.
Ho capito. Lei è un parente orfanastro. Tuttavia mi è sembrata graziosa e molto ben educata. Per questo lo garantisco io, Lei è un po' meticolosa, specialmente in scirocche che riguardo alla casa, alle piazze, di terzi, ma però le proprio una bravo. Bene. E credo proprio che potrò attuare i miei progetti. Quali progetti? Ciò non la riguarda affatto. Ma finisci partita e passa un po' conversazione. Meno male. Altrimenti avrei dovuto pensare che lei fosse un po' un piccione. Che roba? Anche il tipo me la mandai in più. Carle che perso lui per notte. Vedete che sono un doppio. Beata ignoranza. Quando si ara nei campi, in queste zone, che cosa si trova? In due. Ma che diamine, nei solchi? Dietro la razza. Cosa si trova? Si trova randivera? Di Charrette, di Gravalò? No, io parlo di frammenti gallo-romanici! Signor, ma non da quel farsi, ma i galli, gli estroma, no. Prima gli mangiò, ma... No, prima gli estroma. Secondo gli embe, grazie dai rotò, dai a mangiò, ma... E io ho sentito un maestà, e quindi non mangiava il resto di niente, la capisci? E lei che non ha capito nulla. Però vi ho detto, non importa. Approfitterò del mio soggiorno qui per eseguire alcuni scavi. Ho constatato, consultando la mia carta degli scavi, la presenza qui a Tolomello di una via romana. Una bellezza. Stranino se sbaglia con via Napoli, la Mindrana. Però se l'hai contento, non c'è niente che aveva legge. Ma il comune è mezzo d'Austria. Lo vede? A guardarmi così non si direbbe. No. Ma io ho delle qualità, direi, di particolare. Io non ho che da gettare un'occhiata su un campo, forse anche alla distanza di chilometri. E subito dico, là sotto c'è qualche antichità romana. Ha capito? Se ne dico, ma lei è un uomo un canto per il... Gianni, non ho trovato la postiera dorata. La signorina bianca. Oh, il signor Defetto! Che piacere! Signorina? Mio padre sarà contentissimo di vederla! Lo spero, perché gli porto una notizia molto importante. Luca, il figlio è nuovamente con lei? No, purtroppo no. In questi giorni è stato vittima di una brutta storta al piede e così è bloccato in casa. Che peccato! Se devo essere sincero, la colpa è un po' anche mia. Perché avevo cominciato degli scavi nel mio parco senza dire nulla a nessuno. E la sera stessa Arturo gli è caduto dentro. Che fortuna! Ma quale fortuna ha? Ma io dico, ma in quello scavo io ho rinvenuto un manico di coltello risalente al terzo secolo avanti Cristo. Può una scoperta di cos'al portata val pure l'annientamento di un malleolo di Arturo. E voi? Per uno stupidissimo manico di coltello avete potuto incontrare il mio bel ballerino? Il tuo bel ballerino? Beh, questa non la capisco proprio. Ma sì, quest'estate la certosa, il signor Arturo mi invitava sempre a non dire di altro con lui, e più volte anche. Era l'unico che ti interessasse a me e che mi invitasse a ballare, l'unico! Credi che tutti ti amano? Ma no! Beh, sarebbe proprio un bel guaio se zoppicasse, proprio adesso che... Dico adesso che ha deciso di prendere moglie. Davvero? Sì, davvero? D'altronde anche lei credo che... Io non penso proprio di avere età per prendere moglie. Quale moglie? Per lei intendo dire marito, no? Prendere marito. Marito?
no, no, mio padre non me ne ha ancora parlato. Mio padre non me ne parla. Che sia venuto per chiedere la mano per Arturo. Tanta risa da caccia. Che le dici ogni ambascia. Poi che sia così. Signorina, avrei una domandina molto personale da fare. Quando lei vanga nel suo giardino, che cosa ne rindiene? Ma allora le andiamo a dire. Ma che ne so io cosa ci trovo vangando nel giardino? Ci troveranno ossa seppelliti da fido, forcine perse, che ne so io, sassi, pietre. Ossa, ossa, sassi, pietre, e mi dica, le pietre sono forse incise, recano delle iscrizioni? Non lo so, io non sono né la giardiniera né la benzina, quindi non lo so. Se vuol sapere cosa si trova sotto terra, cambi, ha capito? Cambi! Ebbene, stando così le cose, noi scaveremo, frugheremo, ispezioneremo, verificheremo! Ma più tardi? Sì, sì, guardi, più tardi. Ma ora venga. L'accompagnerò nella sua stanza, perché vede, le sue finestre guardano direttamente sul giardino. Il giardino! Bene, così potrò cominciare a studiare la conformazione morfologica del terreno, E qui c'è odore di romano! Qui c'è odore di gallico! Signorina, mi conduca! Una bellezza! Una bellezza! Ma mi si gira senza malo così forse della pavesa, no? Ma guarda che gli avranno un guai antenato romano in salone. E pensate col buffo di bronzi e dromaci. Ma fingeva di aver vinto una cassa, viva nostra, ma gente rispettabile, sì. Invece arriva su così e pretende da far giusta per tutti. Fa il punto di falare quando al grumiera. Ecco qua. E anche la faccenda a pietra capata all'omicio pro e alla granda al gobbo. Dietro c'è proprio di vecchio muzio e lui. C'è lui che bei. E deve sentire paura, andiamo io! E voi dici, sì, dama, però mi, alla vino mangia! Mille vite, sono un gesto d'arte! Mi alla pia, alla poi balsamà, e quella che si intercalà! Invece parliva in pia, che era lì il viso, che il fandà un po' a terra a figura, la pintura e ora è rinforzata, ora fa anche in figura, sono un gesto artistico! In sì, tra i più famigli ho portato una vintena di voi e il più la pena gratis. No, più beh. Però signor sì, per chi non è in Polignaglia. Gianni, drume, neva! Che ne ci sei? Sì, porta via quella roba qui. Ah. Sta penna, Ma come andai lì a fare la spesa, Sì, prego. Bon. Al cavolfiù, acclamate i tutti dell'acqua fresca. Sì. Almeno la terra la matura, I figuri invece, la c'era in questa scala, i cervelli bisogna per capire. Però io per la fetta era dalle ventine, per la fetta era bella. Ma se stasera mi mangiavo una bella cifra con me, figuri. Perché i figuri mi smorgono tutti giù. E loro la fanno lì. L'hai capito? Sì. Ho capito, ma sei una roba lì. Che ti farò un mese adesso, mangerò mamma. Si fa con il figuro e insalata, così c'è un mio. Ecco, se mi che vinceva da me sento una cara ipocratica. Certamente. E la chiamava ancora più cara ipocratica. La cara ipocratica, perché in senso non mi interessa. Ho pensato che mi di prima al vittorinato. Quindi sì, perché fu dalle noie stesse. Forse, non ho una fine, è vero. Ma anche i sindici precedenti erano mia di professore, quindi può dare i piattini di intermetto. Signor Sindaco, buongiorno signor Sindaco, come va signor Sindaco? Sindaco, primo cittadino di Promello. Sei d'accordo? Se no una metropoli, si deve. Però, dopo il top, è grande la mente. Già,
e poi dopo sindica, ferma mia, e non dopo consigliere provinciale, e poi chi fa? Regionale, anche regione, e dopo lì, a Roma, onorevole, in Parlamento, onorevole! L'onorevole Cavolini, il primo giudice tuo, signor Cavolini, e poi tu fa onorevole, e poi lì, onorevole può, ministro, però non ministro, ministro con portafoglio, perché è un ministro senza portafoglio, al bar una fica frutta, e poi, dopo ministro chi fa, dopo ministro un bel niente del più. Ma dove deve arrivare io in Flome? Dove deve arrivare? Che te ne anche quasi buono da scrivere il tuo nome? Mille, la grammatica è un frega, leggila lì. Al pe un ministro, se vengono la grammatica. E per me andare a Roma a parlare per inglese, fa di robe. Il discorso capo me. Ien bei, ien beliti. Ma le no fanno dal messaggio, sono mica gli scrive. Almeno, le più, a la messiera, dal membro di mille, le scrive qui. Ti cercavo per darti il discorso che dovrei pronunciare a te. Sì, se ci avevo letto in culo. Però. Guardate lì da posto. Andava benissimo. Tante senso. Se ti affido ti guarda, sono. Comunque, ma dove? Signori e cari colleghi, l'agricoltura è la più nobile delle professioni. E bianco qui però, c'è scritto professione, con due S. Ma certo, perché professioni si scrive con due S, professioni. Ah, si scrive con due S. Posso, ma mi sembra che non mi voglio io invece, ma mille lette con due, che ti dice, ma vuoi due, a mazzarino, due, mille lette con due S. Professioni con due S. Con due S. Tu avanti, non la più nobile delle professioni. Io oso dirlo, colui che non ama la terra, colui il cui cuore non balza il seno alla vista di un aratro, costui non comprende la ricchezza delle nazioni. E bianchi così però, nazioni, a chi ha scritto in mano al vento, ma certo, perché nazioni si scrivono in un sono proprio un aduto! Avevo in mente che mi scriva la grammatica alla scalzamata, all'era meglio di me, guarda. Lo dimostro un momento, in azione con una mano al bene, in azione, dove? Ah, papà! Mi sono dimenticato di dire una cosa. Sì. Sai chi è quella fuori? Chi è? Il signor Geppetto! Geppetto della Tertosa! Geppetto, firmami Geppetto! Geppetto! No, lui è un cristiano, un crupetù! Cavolini! Geppetto! Allora, come va? Ben, fai proprio bene lì! Tanto che volevo venire a farti visita! Se fai bene! Anche per esplorare il tuo paesello da un punto di vista archeologico! Da poco capite la mania di Rosama fa lo fuoco! E sempre finita! Sempre in teva sempre. Oh, no, e poi sono qui anche per una notizia molto importante. Io vi lascio, devo andare ad aiutare le benzine nel giardino. Sa, alla sua età bisogna sempre tenerla d'occhio. Spero, caro Geppetto, e beh, dipende, signorina, sa? Dipende dalla risposta che avrò dai miei scavi. Se scavo e trovo, resto e scavo ancora. Oh, vedrete, scaverete e troverete, cioè, troverete dopo che scaverete. O almeno lo spero. Che incanta la bianca. Ma è incantevole ed è con gioia che io ho fatto questa proposta. Che sento di questo che parliamo più tardi. Ti devo dare un'altra notizia che riguarda te. Importantissima, sì. Ma, vedi. Amico mio, devi sapere che dietro mia raccomandazione sei stato nominato membro corrispondente dell'Accademia della Tertosa. Membro corrispondente della... Ah, ma anche senza ciò può accadere! Oh, signor!
Ma mi forse sa, mi non sono degno, ecco, mi sono un po'. Sei contento, eh? È una bella sorpresa. Ma guarda che un titolo accademico aiuta, in tutti i campi. Insomma, che sono una sorpresa, lei è una bella sorpresa. Comunque, che ti dico prima, ecco, mi sono un professore, un storico, un scienziato a me, ecco. E i tuoi discorsi? I tuoi discorsi dove li metti? Sono famosi in tutta l'Omellino ormai. Certo. O bene, no. Quando io ho proposto la tua candidatura, io avevo già un'idea in mente ben precisa. Tu potresti esserci molto utile stando qui a Tromello. E come? Guarda, tu avrai cura di sorvegliare gli scavi che io sto per intraprendere. Sì. Avrai cura di annotare e tradurre le eventuali iscrizioni latine che si troveranno sui reperti. E provvederai a mandare a noi, alla Certosa, una periodica relazione sull'andamento degli scavi. Ecco, vedi? Tutto qui semplicissimo. Iscrizione, tradizione, verbalizzazione, semplicissimo. Però, non la parola con nessuno, Sospetto la presenza qui a Tormento di un accampamento di Cesare, un castro, una bellezza. Oh, e poi onori e gloria, per me e per te. Onore e gloria sono... Vabbè, comunque, stanno qui, che mi farò una tomba, di nuovo. Bravo. Non vorrei sbilanciarmi solo, ma sono quasi certo che Gabrius Lentulus è stato qui. Ma va! Alla lavura! Ma alla lavativa all'individuo, come minimo appena. Minimo. Una bomba, è un fulmine a ciel sereno, quello mi raccomando zitto, altrimenti... Guarda, potresti rovinare tutto, eh? Sta tranquillo, Sarò per cui... a tu lei. Io diciamo che non sono qui solo per questo. Per una cosa, diciamo, più personale. Sì, devi sapere che quest'estate, la Certosa, il mio Arturo, mio figlio Arturo, ha visto la tua Bianca ed ha concepito per lei un desiderio ardente, ma dignitoso e controllato. Per cui io approfitto del mio soggiorno qui per farti una proposta di matrimonio. Sì, ho capito. No, mica puoi rispondere, in tal senso che farvengo una risposta dignitosa e controllata. E mi deve sentire a Bianca, perché al tuo figlio è stato scusate, Bianca, no, mi... Che... Però è un lì, giusto, troppo giusto quello che mi stai dicendo. Ma guarda, cosa posso dirti di Arturo? Arturo è un buon ragazzo, affettuoso, assennato, mai di cuori, ma è pure eccesso che nel caffè. Grazie. 130 milioni di dote. Lira meno, ne sono dollar bianca, ecco, meno, insomma, lì. Però io con te devo essere sincero fino in fondo. Vedi, Arturo, mio figlio Arturo, ha un difetto. Va bene, insomma, un difetto che è quasi un vizio. Un difetto è grave, è un vizio. È grave, dica, ti devo fare così. Guarda, mi vergogno persino di dirtelo. Ma Arturo, vedi, mio figlio Arturo, diciamo che lui non riesce, non la fa la mano. Io, presidente dell'Accademia della Certosa, non posso. È un'infamia. Guarda, ti prego. Leggi questa lettera e la dirai. A parole non mi dici, ma
Ma senza l'ha indirizzata qui però, è defesso quindi le mente. Me l'ha spedita il suo nostro giorno. Esatto. Ed io te la sottopongo, arrossendo di vergogna. Ma lei gente, ma non mai, ma è un difficile. Se capite che non farà mai, no, mi mangio, no, no. Ma tu, no, no. Leggi. Mio caro papà, bisogna che io ti confesi una cosa. Confesi, non confessi. Confesi dei fatti. Da cui dipende la felicità di tutte la mia vita. Lui è plurale singolare, per lui è lo stesso, è lo stesso, è ignobile. Amo la signorina bianca di un amore pazzo. Sì, dal primo momento in cui l'ho veduto. Eccolo lì. Veduto non da genere al partito passato. Ma lui? Lui? Niente! Proprio. Non mangio più, non bevo più, dormisco più. Povero chi è il burmista nel capire? La tua figlia? Dormisco! Questo cane è il mio figlio, capisci? È un cane. La tua immagine riempie la mia vita e turba i miei sogni. Sogni, proprio lì, chiudiamo veramente in bellezza. Chiudiamo, via. Via. Basta, basta. Ad ogni modo, ti prego di dire a Bianca tutto ciò che ti chiede. La mia proposta è atroce, vero? Lei è atrocissimo. No, così parchetto. Comunque lei più vecchia è fortissima, lei ha ferro, ecco, lei è proprio una roba che era massiva. Ad ogni modo, qui non ho mica fatto. Dovevo pur dircelo, ecco, ed ora lo sai. Sì, sì, ma so che il soffio la testa per la messia, sì, a te, contro tutte le regole grammaticali. Ad ogni modo, se ti parlano con Bianca e ti dice tutto e... Sì, io ho bisogno di... rilassarmi un po', vado a fare due passi nel tuo giardino. Sì, è un bel giardino. E mi è sembrato di notare delle protuberanze sospette nel terreno. E se questo naso non si sbaglia, tutto ciò sta di romano, di molto romano. Li vediamo dopo. Basta, comunque ho no capito un difetto in più grande quasi. Mi riesco proprio dopo. Prima o poi. Ciao papà! Ma sì. Vado a fare visita alla signora Parigi. Sì. Sai, tuo marito è una persona di più e tu ti mangi. Lavora all'istituto del papà. E quindi sarei molto buonico per le tue lezioni. Quello che adesso ti ciao! Bianca, aspetta un minuto. Mi faccio una domanda in te, mica un bel sì. Senta, sì, a chi mai più? No, perlomeno. No, adesso no. Ecco, e se... Tanta testa, vedi più, ma la domanda è... Fate in sì, se Doris capita, guardate, che magari sei tante, un braccio, una persona mi serveva, accennata, educata, mai di cuore, il testo di un caffè. Ebbene sì, chi ti capisce il tuo No, non ho una macchina, non ho sì, dico sì. Dice sì? Cioè, caro papino, faccio quello che vuoi tu. Oh, la metti. La papà! Senta il figlio figlio. Mi guarda solo che mi guarda, mi vede magari sia contenta, ecco. In ogni modo adesso fa più da qui là, ecco. Più se tardi, vedrai che poi non sono da Roma, ecco. Sì, papà. Ecco, va. Grazie, papà. Prego. Ciao, papà. Ciao, oh, mio caro San Giovanni, con il socio dagli affari. Ciao, papà. Ciao. Che la pena, porco d'un mondo, che mia. E per mia da mangiare al suo suocero, la più populista con sì che può. Lui è un professore, è un scienziato, è la gente lì che piace mangiare bene.
se mi è la chirocchina, non è chi va a preparare una cena che c'è succulenta, i singoli, tutti, tutta la roba lì. Gianni, vedi, ma dove sei? Ma vedi, le delfine si prende via Pavoli per te. Thank you.
va bene, allora, se per la scienza, e all'archeologia spelodica, no, e alla cultura spiritica, niente, anche se a me, non mi ricordo più. Vabbè, come il Rancel, Rancel, e che il signor sta in gloria, sì, e la mugnaglia in sempre. Grazie amico mio, grazie, in nome dell'archeologia, l'archeologia. Artrofeleuse, e intanto addio mugnaga. Va. Senti, hai già avuto modo di parlare con Bianca circa la mia proposta? Sì, sia con quei cose così. E cosa ti ha detto lei? Ma la dire sì, le no, la di bomba. Sì, ma il difetto? Sì, il difetto che è quasi un vizio. Il difetto... Me l'hai detto? No, non lo dico perché sono già aspettando un mese, perché fuori blocchi la capita male, visto che non cura così. Comunque poi la diserò, E altro che... Se penso a tutti i soldi che ho speso per farlo studiare, guarda, mi scoppiano le vene, veramente. Sì, guarda, state così, di nuovo sta scopo da volo, va bene, ecco. In la vita, tutti gli allievi, panolica, pizza, che pensano, ho bisogno di tirarmi un po' su. Ecco, sì. Io vado nel tuo giardino a continuare gli scavi. Sì, ecco, me lo comando con un... Uzzi, uzzi, sento odor di romanucci. Non la comanda. Un difetto in pigiama c'è quasi un vestito, no? Come se fagli nervoso? E più altro qui c'è la mugnaia, oh, che giorno! Ma metti la calogna! È un pettegoletto, una pedina! È una minaccia! E io lo proverò! Oh, posta, ma si è cambiata, con chi l'è? Con quel mal di testa del gatto fino! Al gatto? Sì, che sta facendo un signor mignone, un mio conto di veterinario, serio e affezionato, non ci sto io, la vacca era morta, io non l'avevo ancora visitata così, no, io posso farlo ingoiare a quel infangatorio. No, Botta, no, perché, dico no, perché, perché è un uomo della tua intelligenza, della tua cultura, della tua astuzia, deve rispondere a queste insinuazioni con il silenzio e soprattutto con il meno insisto. Almeno in fippo, che sai se me ne frego, la senza niente. No, io voglio schiacciarlo, voglio liquidarlo, voglio bruciarlo, quel cane rognoso. Insomma, mi bastano due righe, Capone, con la bianca, no,
che magari... Certifico che la mia vacca di nome di Tarlon era già morta allorché allora quando il dottor Motta è venuto a casa mia per prestare alla suscitata le cure del caso. Tu hai visto, no? Io faccio un attimo un salto nello stato del tuo regno. Torno su. Aspetta, signorina, ah, no, no, no.
La signorina! Non mettere in mezzo me con le due compagini! Fregati, imbranato! Beva! Beva! Le desante, chi capisce niente! Va! Ma beva! No! Ecco, e adesso, casomai, lei bossa e si può cavare la giacca. Ma no! No! Che la bianca la va fuori! Ma non ancora, giusto? Oh mio Dio! No, no, no! No, no, no! Alla cavuma, alla cavuma! E se è venuta a cavare, se deve cavare, Ma fai una mappa di niente! Adesso, la bianca la va là e la sistema tutta, va bene. Ecco, mi raccomando, bene, ecco. Però adesso che io penso alla Bianca, poverina, là con il formaggio di pasta, che io faccio già. Ma non pensi, vede, bosta, per noi l'ospite è fatto. Ecco, non ci facciamo. Ma mi prudi! Ma questa prima, quella era fatto della guendaglia. Che fortuna! Ah, beh, che fortuna, signore, che fortuna! Udite! Ascoltiamo! Ho scoperto un tumulo sotto l'albicocco! Al me tombò! Un tumulo? Parli da solo a tumulo! Guardami, prima di tutto... Esaminate questo. Oh, San Giuseppe, professione falegname, la piena con l'oro svecchino. Ma mi, non è quel coccio qui alla cugnuta, bene. No, benissimo alla cugnuta. E guarda qui, in alto qui, c'è una sigla. F. Certamente. Francesco Cavolini. Fabius Cuntatore! Eccolo lì! Capite che strumento? È firmato autentico! Mica fai, andate in da un po' di spesso. No, di bambino. No, la mangiare in mugnato. No, ho dell'altro. Vi prego ora esaminare questo. Ma perché se la pompa di fiocchi? Perché? Sapete voi cosa c'è in mano? È vero, proprio! Vuoi esaminarmi? No, no, la consumo benissimo. Questo è un autentico. È antichissimo. È un urinale. Questo è un lacrimatoio della decadenza. No, è vero. È vero perché di voi parlo in te a proprio sì. E non vuole una prima foglia, ma vedete, una volta i romani quando perdevano un membro della propria famiglia, è qui dentro che sfogavano il loro dolore. Addirittura! E più senta la limpissiva, più sa che piangiva. Ecco qui la giacca, e lei a posto, è pulita. La lettera, ok? Ok? Guarda se lei... Sì, benissimo. Vado nella sala del sorelle, a quando mi cogliare! Caldo rognoso! Bene, torno dopo per raccontare. Sì, vai, mi raccomando, arrivederci! Scusa, arrivederci! Come vai per la materia, Adesso, mi metti. Come tu? Signore! Ma mi vuoi ammazzare una? Mick la fai, la viene andare a fuoco. No, che magari... Fai alla lagna che le mei, ma fai anche la testa, non la lagna. No! Un pezzo di vetro! Che gioia! Ma che gioia, un Kaiser! La butella qui era la mia! E pensare che ci sono degli asini calzati e vestiti i quali pretendono di asserire che i romani non conoscessero il vetro! E lavorato per giunta. Manderemo loro una magnifica dissertazione che tu stesso compilerai. E glielo metteremo là, il suo rapporto, glielo faremo vedere noi. Sì. I romani non conoscevano il vetro. No, appunto, lo conoscevano come? Sì, pregherò i miei colleghi. Sì. I nostri colleghi della
hai intrapreso sì, il dolore. E li continueranno sì. Nel tuo giardino sì. E nel tuo orto. No, il giardino no. Perché no? Perché no? Perché no? Perché? Sì? 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 L'orto è giorno. Tu mangiarò. Sì, va bene, va bene. Presto, presto, penna e calamaio. Calamaio e penna, prendiamo, prendiamo la vedere. La panna, la chi? Pronti. Ma, come mi è marcio? Adoperi ancora la penna di fagiano? No, ho provato di spazzare. Però, è un po' di un braccio. E si mette sta spaccata, non hai un temperino per riavvistare? Andiamo lì, ecco. Mi, sei, le 50 anni che andrebbero, 50, Mezzo, 5? No, 50, sì, cioè, un palazzo di busta qui, ho visto, tipo palazzo di busta qui, capito? E adesso sai che scriviamo noi? Già. Lo fai tu? No, solo, mica posso. Scriviamo a quegli altri. Sì, scriva. A quei microsecoli. Ma scusa, mi sbaglio. A questo mai! Ah! Ah! Sì, no, stai, stai, stai. Guarda, sì. L'altro dì, avevo fatto una vigna dura alla scalzamata che stava in lato, ma che no, che gradiva neanche più a sentire, però andiva bene, pronti, guarda che roba, ma tu mi fanno di scoccio, chi sei, pronti, va che bene, modestamente, sì, grazie, prego, manca lì, e per ora ti devo chiedere un favore, sì, prego, dillo, dovresti scrivere al posto mio, io non posso, mi devo... Sì, ti detto io, non ti preoccupare. Dai. No, ma mica posso scrivere, ecco, ma sono mio adotto, ecco. Tu, se ben mi ricordo, sì. Sei il membro corrispondente dell'Accademia della Certosa, sì? Sì. E allora tu non solo hai il diritto, hai anche il dovere di corrispondere. Corrispondi? Sì, dai, penna, cala io. Va bene, ma tu manda... Io ti detto. Sì, ecco, tieni, no di roba... Tu non ti preoccupare, sei pronto? Sì, tu. Signori e cari colleghi dell'Accademia. L'archeologia... Si è ora arricchita? No, aspetta un secondo che... archeologia. L'archeologia? Sì. Archeologia che per non l'ho detto. Che? Per cui questa figura... Se ti sei? Sì, un momento, va bene. Sì. Non, aspetta di che dire una parola che insomma... sigla che è la... L'H la che è la... Q la che è... La K la che è... Non mi sento più... L'archeologia si è ora arricchita grazie alle mie infaticabili ricerche. Ai, vacca! Oh, caccate! Caccate che sto tagliando! E che si fa adesso? E che si fa? Pia la penda di cercatore? Sì, sì! Non ti devi preoccupare, amico mio! Ti devo un favore! Guarda, non per puntarmi, No. Ti farò una fasciatura. Sì, fammela bene. Come ho imparato durante una mia spedizione in Egitto. Meno male... Sai, là fecciavano le mummie! A me, meno male che... vendere più, se no, sapeva più me ne appava odio. L'opera è incompiuta! Che è? Non possiamo più scrivere! Ah, non più scrivere! Anche tu sei ferito! Già, lo dovremmo rimandare a domani. Domani? No. La chiamata bianca, a te, lei la scriva da me, gullala. Diego Alicante. Dante Alighieri, ecco, lei la scriva, Dante Alighieri, le propri... Sì, si crede. Con una figlia del genere sei proprio un uomo fortunato, tu. Ma sì, modestamente. Credi che Bianca accetti di sposare mio figlio Arturo? Scusami se insisto, ma è un piccolo particolare di carattere casalingo. Sai, io ho visto sugli
viale che va alla Certosa, una graziosa casetta. E l'ora più? La comprerei agli sposi novelli. Ai sposi? La mettiere da Borigny sta alla Certosa. Certo, beh, la moglie segue il marito, è la legge che lo dice. Cioè, mi carissima per me. E la metterla alla Certosa. Guarda, suo nome si capisce, ecco. Zitto, papà! No, no, no. Ma che dice, niente affatto, signorina. Anzi, capita a proposito. Sì, ecco, proprio. Ho appena fatto a suo padre una proposta molto importante. Sì. Mio caro Sant'Ernesto, fa che io mi sposi presto. Una proposta che sarei ben felice che lei accetta. Signor Geppetto! Ma sì. È Gianni che ho incaricato di fare degli scavi sotto il noce. Sotto il noce? Il noce, sì! E con quello che ho trovato sotto l'albicocco, il noce! Mandusa, il me! Salta come niente! Ma come salta come Vado, niente? Vado! E salta! Sto fai saltando. Va bene. Bianca, dicevamo io e Geppetto, fammi in testa uno stupidale. Avete fatto scusare un po' più. Davvero? Sì. Mi sono mai all'occhio. Sì, ma mi fa un ritratto, guarda. Mi fa un ritratto. Donc, lui può pigliare. Le non capisce. Le capisce non comprende. Però stai in silenzio. Le ba. La ta. Cugnucciai. Le rotondò e un po' ordinari, se un garon, sì. E poi il diesel, che mi sono sentito, il diesel, che è già spesso il fiato. Ma lo fa! No, adesso, bianca a me, per la muta il cielo, ne avrei noi in più sta, perché dite, lì però non fa tutto che la greca. Però devo sapere che a che manca in tridecchi, e poi che ha un'ora già panacca. Ma papà, niente, ecco, e poi più sei grave in cura che ha un difetto, ecco. Ma che non ha un difetto, che come più, lui che ha un difetto, è quasi un vizi, ecco. Che poi quando è la vostra vita, la dicevo, ecco. Ma che cosa? È il difetto, anzi, la posso scoprire, sì. Aggo che in secondo, aggo che, sta qui. Senta, adesso provo dal difetto. Cioè, no, che provo dal difetto, ecco, mi legge, e dico, capire il difetto, hai capito? Le faccio dire, ma era un lavoro stupidato, mi lo capisci subito, quasi subito, ecco, sta in te, e impinisciti di degustazione, è un uomo che fa schifo, sta lì, dunque, mio caro papà, non mi è, difetto, è proprio che sì, no, so che sei in gamba per te, bisogna che io ti confessi una cosa dalla quale dipende la felicità della mia vita. Amo la signorina Bianca di un amore pazzo. Santa bridine con sorelle, non so proprio nella pelle. Basta, sì, tu è senza che lei è atrocissima, che la roba chi appena Oscar sta in te, silenzi. Dunque, da quando l'ho veduta non mangio più, non bevo più, non dormo più. Povero Arturo, che pigliata contro il muro! E l'uomo le trova al difetto? No! No? No? No, l'uomo le pisce avanti magari. Sì, comunque, sta lì senza che il difetto è fatto, già da me che degustazione che appena detto. Vale. La sua immagine, da là, no, la sua, riempie tutti i miei sogni e la mia vita. Che tragedia! Ma che contrario! È dolcissimo! Qual è tragedia? È dolcissimo. E qui lo guarda, mica convince che non è più adatto a te, ecco. Ma papà! Ah, papà, un fix! Lei sì, punto e basta. Ah, ho sudato come un sisifo. Dita, no, di paurata! Dita, no, di paurata! Ma no, intendo dire che ho faticato per nulla! Perché io ho sradicato il no! Al no! Ma sotto non ci ho trovato niente! Al no che mio padre l'ha piantato quando sono più mi... Poh! Le fai saltare!
Oh, niente di personale! Ma c'è scusa! È tutto il nome della scienza, dell'archeologia! Ma se mi becchi in giro! Scienze, archeologia, porco! Conosci che succede? Signorina, allora, che risposta devo portare a mio figlio Arturo? Consultando a lungo l'astro e il cielo, Papino non mi ha concesso il velo! Ecco la risposta! No, devo farla mi, guarda. Devo sapere fare un effetto che mi è la mestiere da uomo parlare a lungo e se per nulla è impossibile, fa finta di no al di sé, un bifi del doppio. Per cui questo difetto è col fenomeno, per no da alcun senso, per capire. Sì, per no, ma senza no... capisco. Capisco benissimo, eh? Leva non un viso spudito, ma è un viso, è lui. Io me la sento, c'è niente di attimare la vostra decisione. Però, vi prego di non togliervi proprio tutte le speranze. Promettetemi che se un giorno Arturo, cercato, dovesse prendere la laurea in egittologia, voi... Archeologia! Anche lui! Anche lui. Valuteremo se... Allora, se non rimane nient'altro, io vado nella mia stanza, chiudo la valigia e parto immediatamente. Niente da più, ecco, stai in silenzio. Oh, però prima di andarmene definitivamente, ho ancora una preghiera da rivolgervi. Sì, se puoi, perché... Posso portare con me questi frammenti di un'altra epoca? Ma sì, portali a su, quindi. Ah, grazie. Ecco, mi raccomando. Guarda che mi impegno formalmente fin d'ora a depositarli al museo dell'Accademia della Certosa. Sì. E sotto di questi apparirà la scritta Cavolini Donavit. No, però c'è un lavoro, quindi stanno. Cavolini sì, ma Francesco, no Donavit. Cavolini, Francesco Donavit, Vado a chiudere la valigia. Anche no, Donato! Guarda un po'! Ma sì che... Ma chi me ne la valigia? Sì, ma sta famiglia in testa, sì, è venuta! Bianco, sì che c'è, spiega! Sì, bianco! Perché tu hai detto un sacco di bugie, tuo Arturo, sì! Mi? Non è vero che è grasso mio, no. Che ti volto! Arturo, è alto, bello e distinto, ecco! Cioè, ma allora... Sì che lo conosco. Sì che lo conosco. Sì, perché quest'estate alla Certosa abbiamo ballato i valzer io e Arturo. Se mi becca, tu prendi in tal ballo all'asco. E lui che lo conosco te lì, insomma, al piazza. Sì. Al piazza, ma un momento, al piazza che... Piazza? O piazza proprio che piazza? Piazza. Mi piace l'inzacco. Piano un sacco. E mi tocca più niente come al solito. Che bel padre. Cavolini. Gioisca, prendi ancora di più. Esulti. Ma perché? Come? È stato eletto presidente del consorzio. Vedi che il gattofino ha preso solo tre voti, mi sembra. Il suo, quello di sua figlia e quello di sua suocera. Sì. Tutto quanto non ha votato per lui. Gianni Sbrisi. Ho detto a Gianni di preparare un po' di bottiglie per festeggiare con gli elettori. Con chi? Con gli elettori. Con me? Ah, sì. Attenzione! Gianni, prega di quadrupede! Arrivo! Ecco qui. È di fronte. Hai parato il grignolino? Sì, lo fondi in palestra. Signor Cavolini, io e Gianni andiamo nel cortile a preparare il banchetto. Arrivederci! Ci vediamo dopo. Ma cosa fa? Ma guarda un po', che senso la mestiera e sono anche quando dai dimissione. Ma mai tutti? A tutti! Saluti da Pino! No, Bianca, no, sta qui un momento. Prima di congedarmi da te. Sì, no, un momento, prima che... Aspetta un attimo, mi va lì. Dunque, caro il mio buon, devo sapere che...
che... che dire, la donna è mobile, ecco, per cui mi è la mettiello può parlare ancora, e se essendo mobile la donna la cambia idea, per cui ecco, io è con grandissima gioia che in questo momento annuncio il matrimonio tra Bianca e il doppio Arturo. Ma questo è meraviglioso, veramente! E che faccio? Corro subito alla Certosa ad affittare quella casetta. Ma quale casetta? Quella nella quale andrai ad abitare tu, con il tuo sposo, là, alla Certosa. Ma la porra, e i tuoi discorsi? Signor De Petro, c'è una condizione di cui io ho dimenticato di parlare. E cioè? Non la consentirò per nessun motivo di lasciare Dromello, eh? Che piede d'oro, proprio. Io la capisco benissimo, sì. Io stentero farei fatica a lasciare un paese sì, così ricco dal punto di vista archeologico. Via, via, lei è un po', guardi, romanistico. Io quello che chiedo agli sposi è soltanto di passare un paio di mesi all'anno, non mai più, alla Certosa. Poi, un paio di mesi, non so se fa mesi. Se si tratta solo di un paio di mesi. Sì, va bene, la mia futura nuora. Mi permetti allora che ti dia del tu? Sì. Grazie, grazie. Prego. Grazie, come sei buona per aver voluto passare sopra il famoso difetto di Arturo. Ma quale difetto? Non si può sapere o no? Ma come? Non gliel'hai detto? Oh, no, il difetto! Ecco, ridigati! Sì. Ridigati! Dici almeno... magari la capisci in famiglia. No, perché la musica è... mi fa sgargiante, sì, magari... Ma guarda, Arturo è un buon ragazzo, affettuoso, assennato, mai di cuori. E certo che non sta certo. Però scrivendo sì, non ha mai saputo coniugare l'ortografia con la grammatica. Ma saresti e tu che lo sapevi fin dall'inizio. Da subito, mi lo capisci subito l'ho capito. Però mi obblefa a far stelle per un po' lì, cioè, ciclè, ma forse. Ma comunque, ma, ritornando, ma lei più lì, ma sì che vuol dire che guarda i parasoli. I parfumi e no fai parole, verbi, aggettivi, che robli. I parfumi e fai a sentimenti. I paroli volano, i senti al bene. Invece i sentimenti, sempre i volano in quel cuore, hai capito? Hai capito? E niente. Se ti serve solo questo, ci vorrà poco per rimediare. E poi mio padre conosce qualcuno che se ne sentirà ben volentieri. Per uno che abbiano la via dura nella mia, se no se la purga, in ogni modo la sarà lei, la me Bianca, la grammatica della famiglia. Ma per strada qua dietro
cittadini con insigne, e posso dirlo senza falsa immodestia, a me tocca sopportare certe frigne di un figlio che è proprio una bestia. Annalisa Cattaneo, Carlo Falco, Matteo Gazzotti, Ambrogio Magnani, Lucio Gazzotti, per la grammatica Lorenzo Branca, Luisa Branca, Max Cantoni, Fabio Rognoni, Paolo Verlucca, alla musica Luciano Andriollo, Marco Fleba, Pier Mario Pisani, Paolo Piccolini, alle luci Diego Brizzigiaro, per le scene Alberto Pasciutti, presentatrice Alessandra Discaldi, regia Carlo Pizzi, rammentatrice Michela Avanzini. Grazie a tutti e arrivederci a presto! Ciao!